museo unico in Italia si trova a Bergantino, in provincia di Rovigo. Stiamo per scoprire insieme il museo della giostra e dello spettacolo popolare. Venite! Benvenuti al Museo Storico della Giostra e dello Spettacolo Popolare di Bergantino. Questo è un museo unico, non ce ne sono altri dedicati proprio al tema della giostra. E nasce proprio qui a Bergantino, un piccolo paese di nemmeno 3.000 abitanti, perché qui c'è un'attività dedicata proprio alla produzione delle giostre. Ed è un museo fortemente voluto dal comune di Bergantino, che ne detiene la gestione, e dalla provincia di Rovigo, che ha dato a disposizione questa parte di palazzo proprio per adibirlo a museo. Su 5 paesi qui in Alto Polesine ci sono una settantina di fabbriche che ruotano attorno alla produzione di giostre. Giostre della più avanzata tecnologia che vengono esportate in tutto il mondo. E oltre a questa attività esistono famiglie di spettacolisti itineranti, i cosiddetti giostrai, cioè persone che possiedono giostre e le portano in giro nelle fiere di paese, nei vari Luna Park. E questa attività negli anni 70 a Bergantino la facevano ben 105 famiglie, quindi capite che per il paese è stata un'attività determinante. Ma come è potuto succedere tutto questo? Come è successo che un piccolo paese di contadini polesani in difficoltà, che soffrivano la fame, abbiano completamente cambiato il proprio stile di vita e siano diventati giostrai? Ecco, questo è raccontato in questa sala dove si vede il Polesine in occasione della grande crisi del 29 che ha devastato questo territorio già colpito da anni di alluvioni e di siccità, tanto che l'unica alternativa per tante persone è stata l'emigrazione. E però non tutti volevano emigrare. E questi sono i due pionieri, le due persone di Bergantino che per prime sono partite con questa attività. Si chiamavano Umberto Bacchiega e Umberto Favalli. In quanto meccanici di biciclette, venivano pagati una volta all'anno raccolto concluso e quindi non riuscivano a mantenere le proprie famiglie. Hanno iniziato a girare nelle fiere di paese dei dintorni con dei dolci fatti in casa dalle mogli e lì hanno incontrato le giostre. Ma la giostra che ha cambiato la loro vita è stata questa autopista, che veniva da Milano e che per l'epoca era una novità assoluta. Era già una giostra elettrificata con il motore, quindi prendeva la corrente dalla pavimentazione ed era una novità assoluta perché la voglia di auto all'epoca, negli anni 20, era tantissima. Nessuno possedeva un'automobile e quindi pur di salire su un'automobile, anche se era di una giostra, la gente pagava subito in contanti. Quindi questo è quello che ha affascinato i due pionieri e che li ha portati a riprodurre un'autopista simile a questa che è stata inaugurata sulla piazza di Bergantino in occasione della fiera d'aprile del 29. Da lì si è aperta la strada. Hanno seguito questi due pionieri una decina di famiglie tra la prima e la seconda guerra mondiale. Il vero boom si avrà invece nel secondo dopoguerra, quando nasceranno proprio le imprese di produzione di giostre e si arriverà poi col tempo al distretto di oggi. Questi due oggetti particolari sono due mitragliette che appartenevano ad una giostra aeroplani. Giostra aeroplani oggi è ancora presente all'interno dei Luna Park, che è nata proprio qui a Bergantino, grazie al terzo pioniere, che può essere considerato proprio il pioniere dei costruttori, Albino Protti. Albino Protti amava il volo degli aeroplani e più che viaggiare con le giostre, voleva inventare giostre nuove. Questo è stato il suo primo tentativo. Siamo sulla piazza di Bergantino davanti alla chiesa, vedete una struttura ovale in ferro con delle carrucole e delle catene che sollevano degli aeroplanini.
Quindi quando l'ovale è più largo l'aeroplanino scende, quando è più stretto risale e fa questo movimento di salita e di discesa. Solo che siamo nel 39, Albino Protti non ha tempo di perfezionare la giostra perché arriva la guerra. Viene mandato in guerra, si trova a combattere in Africa, dove viene fatto prigioniero dagli americani e portato a lavorare nei campi di cotone negli Stati Uniti d'America. Lì vede il funzionamento dei rimorchi ribaltabili con pistone idraulico, che qui in Italia lui non aveva mai visto. E pensa, se io applico sotto ad ogni aeroplanino un pistone idraulico, riesco a simulare il decollo e l'atterraggio degli aeroplani. Torna dalla guerra sano e salvo, con questa idea fissa in testa, e si mette al lavoro. Manda la moglie e la figlia in giro con una giostrina non completa, vedete, senza copertura, e si mette al lavoro alla sua idea. Ed è così che nel 1951 nasce questa giostra aeroplani con comandi indipendenti, con il movimento permesso proprio da questi pistoni idraulici che permettevano la salita e la discesa. Pensate che per fare questa giostra Albino Protti utilizza tutti i materiali di recupero, anche bellico. Questi aeroplanini sono fatti con i serbatoi degli aeroplani veri usati durante la Seconda Guerra Mondiale. E al centro, per dare il movimento rotatorio, applica la ralla di un carro armato. Questa parte del museo è quella legata proprio al territorio e racconta la bella pagina di storia locale. Però il museo non si è fermato a questo, ha ricreato un percorso storico-antropologico molto più ampio che racconta come l'uomo si è divertito nel corso della storia, a partire dalle civiltà antiche fino ai giorni nostri. Andiamo a scoprirlo. Ecco, questa prima sala a forma di labirinto racconta i giochi e gli spettacoli delle civiltà più antiche ed è un'anticipazione di tutto quello che è il mondo poi della fiera e del parco dei divertimenti successivamente. Qui ci sono una serie di giochi tra cui il labirinto e infatti la sala è stata costruita proprio a forma di labirinto. Il labirinto è uno dei giochi che ha una tradizione antichissima e ha significati anche legati alla divinazione, alla sacralità della vita. E qui al museo si possono scoprire tutte queste storie. Il labirinto torna poi, nell'epoca moderna, all'interno dei Luna Park con i labirinti degli specchi che trovate proprio all'ingresso del museo. Siamo ora all'interno della sala della fiera mercantile medievale. Ecco, questa sala è dedicata proprio alle fiere medievali che nascono attorno all'anno 1000 e che sono all'origine di quello che è il mondo delle fiere tradizionali. Erano dei grandi mercati sulle piazze, davanti alla chiesa, dove i mercanti diventano pian pianino anche attori. Intanto queste fiere nascono proprio per necessità, perché non c'erano i negozi, non c'erano gli empori, quindi la gente, vedete, accorreva numerose a queste fiere, che venivano fatte davanti al sagrato della chiesa in occasione di eventi religiosi. Qui c'è una processione religiosa, legame che arriva fino ai giorni nostri perché molto spesso le fiere di paese sono legate al patrono, al santo o a qualche festività religiosa. Era una piazza dove c'era anche tanta cultura, c'erano i cantastorie, c'erano i ciarlatani che vendevano rimedi medicamentosi fatti con le erbe ed erano considerati i primi dottori e i mercanti stessi pian pianino iniziano a indossare maschere e a diventare attori. È proprio da questo mondo che nascono i tre tipi di spettacolo che qui a parete sono accennati. La commedia dell'arte o teatro delle maschere, che nasce nel 1500, il teatro dei burattini e delle marionette, che deriva dalla commedia dell'arte, e che è uno spettacolo per tutti, uno spettacolo di teatro che aveva una funzione anche sociale,
di protesta. Erano i contadini che mettevano in scena questi spettacoli per far valere anche le proprie ragioni e le proprie opinioni sulla piazza. Oggi è diventato più uno spettacolo per bambini, ma in origine era uno spettacolo proprio per tutti. Ecco. E il circo? Il circo nasce alla fine del Settecento come circo equestre all'interno di arene fisse e dalla metà dell'Ottocento con l'invenzione dello chapiteau, del tendone, diventa uno spettacolo itinerante e raccoglierà tutti quegli artisti che prima popolavano singolarmente le piazze, giocolieri, addestratori di animali e i clown che sono gli eredi della commedia dell'arte. Siamo qui nella sala dedicata al Parco dei Divertimenti dell'Ottocento, cioè dopo le rivoluzioni industriali vengono introdotti all'interno delle piazze i primi congegni meccanici. È sempre l'uomo protagonista della piazza, però con l'ausilio di tanti congegni meccanici, tra cui gli strumenti di musica meccanica che in questa sala sono protagonisti. Questo che avete appena sentito è un piano a cilindro di fine Ottocento, funzionante a manovella, che veniva portato in giro da suonatori ambulanti, montato su carretto e trainato da cavallo. Molto spesso il suonatore aveva con sé un cagnolino o una scimmietta ammaestrata che faceva spettacolo mentre lui suonava. Questi strumenti consentivano a tutti di poter suonare, perché ovviamente non occorre essere musicisti, perché la musica è scritta direttamente sul cilindro. E quindi il nome piano cilindro deriva proprio dalla composizione dello strumento. Questa parte con i martelletti e le corde è come l'interno di un pianoforte. Al posto della tastiera c'è il cilindro dove sono piantati ben 25.000 chiodini che sono la partitura musicale. La cosa ancora più eccezionale è sapere che nello stesso cilindro ci sono fino a 10 musiche diverse. Con un'altra leva si può spostare di pochi millimetri il rullo e quindi cambio motivo. Ecco, questo strumento funziona invece con nastri perforati. Vedete che sono dei grandi, lunghi cartoni pressati su cui ci sono tanti fori. Ogni foro corrisponde ad una nota musicale e dove ci sono fori più lunghi è perché la nota ha una durata più lunga, i fori più brevi perché la durata è più breve. Questo meccanismo del nastro perforato nasce a inizio Ottocento in ambito tessile per far funzionare i primi telai, l'invenzione del francese Jacquard. Dalla metà dell'Ottocento viene applicato agli strumenti di musica meccanica. In questo modo posso avere più brani, tutti i brani che voglio, perché ogni cartone è una musica diversa ed è la lunghezza che voglio. E questo ha concesso di portare nelle piazze brani di musica anche molto complessi. Abbiamo all'interno del museo infatti un altro strumento che è dotato di musica lirica. Questo è un tiro a bersaglio molto particolare. È un tiro a bersaglio di epoca risorgimentale, quindi siamo prima dell'Unità d'Italia. Qui Lombardo-Veneto era dominato dagli austriaci, però si stava già lottando per l'unità d'Italia. Chi portava in giro questo tiro al bersaglio dava al giocatore una palla piena di segatura o di sabbia e doveva colpire il bersaglio. Se riusciva a colpire al bersaglio succedeva questo. Uscivano queste sagome che rappresentano gli eroi del tempo, erano i soldati che stavano combattendo per l'unità d'Italia, c'era anche la vivandiera ed era l'occasione per chi portava in giro questo gioco di fare una arringa e di inneggiare alla rivolta. Invitava il popolo a scendere in piazza per scacciare il nemico, l'invasore, l'austriaco. Stiamo ora per salire al primo piano, ma per farlo dobbiamo passare attraverso una galleria delle meraviglie.
sono qui raccolti tutti quegli spettacoli che suscitavano meraviglia e paura all'interno del Parco dei Divertimenti. C'erano i fakiri, gli spezzacatene, i mangiafuoco, i fenomeni umani, i cosiddetti fenomeni da baraccone, che venivano esibiti perché avevano caratteristiche fisiche particolari, come la donna cannone, l'uomo con tre gambe, che troverete lungo il percorso. Per salire bisogna anche passare attraverso la bocca spalancata di un mostro divoratore, che ricorda gli ingressi di Luna Park di inizio secolo, che erano sempre a forma di bocca spalancata e che ci consente di fare un collegamento con i riti iniziatici che venivano fatti nelle civiltà antiche. Gli antropologi, infatti, confrontano oggi il Luna Park con le prove di coraggio a cui venivano sottoposte nell'antichità i giovani per segnare il passaggio dalla giovinezza all'età adulta. Questa sala è dedicata invece alla storia delle giostre. La prima giostra che esiste fin dall'antichità è l'altalena, che qui vediamo a Roma e si chiamava Canofiena. Il movimento oscillatorio dell'altalena lo ritroviamo in tantissime giostre anche contemporanee. E se prendiamo tante altalene e le appendiamo sotto ad una ruota girevole in senso orizzontale, abbiamo la nostra giostra seggiolini. Solo che qui siamo in Turchia nel 1500 e c'era già un gioco di altalene mosse a mano che ricorda la nostra calcio in culo. Un altro gioco sempre di altalene lo troviamo anche in Russia. Qui siamo nella Russia agraria di fine Settecento e inizio Ottocento e i contadini organizzavano delle feste legate al carnevale e innalzavano queste strutture dove c'erano quattro altalene appese a due bracci incrociati, il tutto azionato a mano da questi uomini che spingevano. I contadini facevano questo gioco con un significato rituale propiziatorio, perché pensavano che più in alto salivano, più avrebbero aiutato il proprio raccolto a crescere. Così questo gioco di altalene arriva anche in India con lo stesso significato di unire il cielo alla terra e di favorire la discesa delle piogge, fino a dare origine alla ruota panoramica che conosciamo oggi, perché il movimento rotatorio verticale è lo stesso della ruota panoramica di oggi, ovviamente motorizzata. È ricreato un Luna Park in miniatura con modellini di giostre fatti da hobbisti con materiali di recupero e questo introduce proprio al tema delle giostre, perché il piano superiore è dedicato proprio alla storia delle giostre. Infatti qui a parete sono raccontate le origini antiche del Luna Park che gli antropologi fanno risalire proprio ai giardini di piacere del Settecento, dove compaiono le prime giostre a mano, le architetture insolite, i giochi d'acqua e scopriamo proprio che le giostre nascono per il divertimento degli adulti. Abbiamo scoperto qualcosa di questo piccolo museo, Museo Storico della Giostra e dello Spettacolo Popolare. Un museo che è per tutti. Qui ognuno ritrova un pezzo della propria storia. Ma è un museo particolarmente adatto alle famiglie che con i propri bambini possono scoprire il mondo del divertimento dietro a cui c'è tanta, tanta cultura. Vi aspettiamo allora a Bergantino, in provincia di Rovigo, a scoprire questo museo. We'll be right back.